Diretta Danimarca-Tunisia, termina primo tempo. Doha inizia il mondiale di Danimarca e Tunisia che si affrontano oggi per la prima giornata del gruppo D. Per i danesi del City Hjulmand l'obiettivo è far bene come all'ultimo europeo e magari migliorare la prestazione di Francia 98 quando la Danimarca approdò ai quarti di finale. Con la Tunisia è una sfida inedita a livello di mondiali. Dove e a che ora vedere Danimarca-Tunisia, orari e canali l'incontro tra Danimarca e Tunisia. Valido per il primo turno della fase a gironi del gruppo D dei mondiali di Qatar 2022. È in programma all'Education City Stadium di Doha alle 14:16 locali. Sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 2 in chiaro. E disponibile su Rai Play in streaming. Segui la diretta di Danimarca-Tunisia sul nostro sito Formazioni Ufficiali Danimarca-Tunisia Danimarca, 3, 4, 2, 1, Schmeichel, Kjær. Andersen, Christensen, Christensen, Delaney, Højbjerg, Maele, Skovalsen, Eriksen, Dolberg. CT, Hjulmand. A disposizione, Romelu, Wass, Ba, Nelson, Striger Larsen. O Christensen, Lindstrom, Norgard, Jensen, Skov, Damsgaard, Breitwaite. Poulsen, Wind, Cornelius. Tunisia, 3, 5, 2, Damien, Media, Talbi, Bron, Drager. Laidouni, Skri, Benslimane, Abdi, Moussakni, Yebali. CT, Kadri. A disposizione, Matrouti. Assen, Sliti, Ben Said, Kekrida, Yaziri, Kalali, Ben Rondane, Sassi. Maloul, Kenissi, Kadri, Neibri, Gandri, Ifa. Arbitro, Cesar Ramos, Messico. Danimarca-Tunisia, la diretta 45+4 termina il primo tempo sullo 0-0 42 Tunisia ancora vicina al vantaggio, Yebali riceve in area da Moussakni e tenta lo scavetto ma Schmeichel in uscita bassa sventa il pericolo 39 Tunisia pericolosa, da calcio d'angolo pala all'interno dell'area per Benslimane che non trova la porta 33 conclusione da lontano di Højbjerg, il portiere tunisino Damien controlla la conclusione centrale e debole 32 c'è un contatto nell'area della Danimarca tra Højbjerg e Drager. L'arbitro fa proseguire 24 gol annullato alla Tunisia, c'è fuorigioco di Yebali 11 la Tunisia ci prova con una conclusione dalla distanza di Drager, deviazione di Christensen e pala al lato non di molto 1 inizia la partita.